Siamo giunti ad un punto di non ritorno? Non lo sappiamo ancora. Lunedì vi invito a recarci a Napoli, presso la presidenza della regione Campania, a far sentire la voce di tutti. Stamani il sindaco è andato lì a rappresentare il nostro grido d'allarme. Oggi abbiamo il dovere di prendere atto, come diceva il sindaco, di continuare questa protesta. Continuare questa protesta con la forza delle idee, con la forza della volontà. Il diritto alla salute è un nostro diritto sacrosanto e lunedì De Luca ci dovrà ricevere, altrimenti, come è accaduto in Francia, bloccheremo le autostrada, le auto in autostrada. Useremo ogni mezzo per tutelare la nostra salute. Scusate se alzo i toni, ma il mio grido è il vostro grido. Sono stato sempre istituzionale anche io, ma adesso basta! Vergogna! Se vogliamo essere, come dire, realisti più del re, dobbiamo dirci le cose senza infingimenti. Sindaco, mi dispiace, la devo dire a te una, ma non è un atto di accusa, è una constatazione, perché noi abbiamo fatto un consiglio comunale aperto, mi pare il 15 di aprile, dove unanimemente avete, noi non siamo consiglieri comunali, amministratori comunali, però abbiamo sostenuto quella idea, si è detto unanimemente che bisognava fare un'istanza, una richiesta al presidente De Luca il 15 aprile per che una delegazione di sindaci, di amministratori, del comitato, chi ritenevate giusto che fosse presente a quell'incontro, portasse in Regione Campania le proteste moderate, giuste, vibrate, le arrabbiature, le perplessità, le ansie, le difficoltà di un territorio al presidente De Luca. E avete fatto una, come dire, una chiacchierata con la dottoressa Morganti. Non era quello l'impegno che avevate, cui dovevate ottemperare, non era quello il mandato che vi era stato assegnato, non è stato compreso il criterio attraverso il quale, con il quale sono stati scelti i sindaci, tutti amici e tutti degnissimi rappresentanti delle loro comunità e dell'intera provincia di Benevento. Se il 15 aprile avevamo detto che bisognava chiedere a De Luca un intervento, probabilmente oggi l'avremmo già avuto. Voi dovete pure scegliere, perché fino ad oggi non l'avete fatto. Bravo. Se essere bravo. Di lotta o di governo. Bravo! Se bravo. Essere di lotta o di governo. Sto invitando insieme a tutti, deputazioni, sindaci e soprattutto insieme a voi che siete la voce più alta e più forte, ad andare a protestare contro il governatore della regione De Luca, che mi prendo la responsabilità di dire sta svendendo le aree interne del territorio. Quello che noi dobbiamo dire lo diciamo a gran voce. Dove sono i consiglieri regionali del Partito Comunale? Dove sono? Non li vedo. Dove c'è la relazione? I consiglieri regionali dove sono? Non ci sono. Invitiamo tutti con calma innanzitutto a interloquire con i medici che sono dentro. Ci mettessero la faccia, venite fuori, se avete coraggio, venite fuori, vi aspettiamo tutti qua, venite fuori, non vi prestate a qualche servo del potere, la Morgante, Morgante vai a casa, non si fa così il manager, si cercano le soluzioni, non si chiudono gli ospedali, non si chiudono i reparti. Purtroppo, la politica sannita con la chiusura dell'ospedale qua è fallita. Per me la responsabilità è vostra, perché avete fatto un fallimento. Questo qua è un diritto che ci è stato tolto. È un diritto che noi, se non vediamo che fare, non lo ritroveremo mai più.